Sedute di radioterapia invece che le 28 convenzionali nel trattamento del tumore alla prostata e alla mammella. È il risultato ottenuto nelle strutture sanitarie dell'ULS 1 Dolomiti grazie al nuovo acceleratore lineare, un'apparecchiatura, un investimento di quasi 2 milioni di euro, che permette l'irradiamento per immagini, garantendo così maggiore precisione e minori effetti collaterali per il paziente, oltre che a ridurre le liste d'attesa. Meno frazioni, uno può pensare la cura è efficace lo stesso? Sì, meno frazioni chiaramente sposa quelle che sono le caratteristiche radiobiologiche di queste due malattie, di questi due grossi capitoli di malattia oncologica, che rispondono bene a questi frazionamenti alti, quindi dose frazioni alte, per raggiungere essenzialmente un'efficacia biologica che è similare a un trattamento convenzionale. L'arrivo del nuovo acceleratore lineare ha consentito e consente oggi a questa azienda di essere, a non avere liste d'attesa sulla radioterapia. La radioterapia è una terapia che si fa sulle patologie oncologiche, quindi non avere lista d'attesa in questo ambito io credo sia un gran valore per le persone e per le loro famiglie. 30 sedute vuol dire 30 giorni che devi andare da casa tua all'ospedale su alcune patologie. Questo viene ridotto a 5-6, sa che cambio a parità di efficacia, sa che cambio per il paziente con questo caldo per strada oppure d'inverno con le difficoltà. E sono pazienti che difficilmente si muovono da soli, hanno bisogno del supporto delle famiglie che magari lavorano. Quindi è stato fatto, secondo me, un lavoro eccellente. Oggi, io credo nel panorama veneto ci sono tre strutture che fanno queste cose e che fanno questa tipologia di trattamenti e sono due istituti molto rinomati e c'è dell'uno. L'apparecchio all'avanguardia non basta, a rendere efficace la sua applicazione sono le metodiche impiegate. In fase operatoria vengono inseriti infatti degli indicatori che poi guideranno l'intervento radioterapico. Più dose frazione deve anche correlarsi alla controllo di quelli che sono gli effetti collaterali, che è fondamentale in oncologia. L'indice terapeutico, ovvero l'efficacia, deve essere sempre confrontata con la tossicità. In ambito prostatico la cosa è più difficile perché la prostata si muove durante il trattamento, ma qui abbiamo implementato un percorso di posizionamento di fiducia al marker all'interno della prostata. Sono tre strutture d'oro che ci consentono di visualizzare la prostata in maniera ottimale prima del trattamento, quindi ridurre l'organ motion pre-trattamento, ma anche gestirlo durante il trattamento. Anzi, in ambito prostatico siamo in procinto di cercare di perlustrare la possibilità di fare un'unica frazione, quindi utilizzare dei transponder all'interno della ghiandola prostatica che ci consentono in maniera immediata di fare un vero e proprio tracking sulla prostata, cioè seguire lo spostamento della prostata durante il trattamento. Clip chirurgiche in determinate posizioni che consentono poi di garantire la riproducibilità del trattamento e durante le 5 frazioni. Ovviamente in ambito della mammella non c'è il rischio di movimento, perché però c'è la necessità di essere precisi e queste clip consentono di ottimizzare la precisione balistica del trattamento. Con i frazionamenti ridotti a Belluno vengono trattati 50 pazienti al giorno, un rapido turnover che offre supporto nell'ambito della rete oncologica. Un trattamento più breve, più efficace e più sicuro, costruito su misura però del paziente. La scelta del numero di applicazioni, del tipo di trattamento, deve essere valutata previa una valutazione clinica sul paziente. Cioè non esiste un unico vestito per una malattia oncologica, ma il vestito va cucito sulla malattia oncologica e sul paziente.